simpatico di fare qualche battuta. Quindi che cosa dovrei fare? Iniziare con una barzelletta? No. Questa sera non è il caso di scherzare, perché dovrò raccontarvi una storia. E non è una storia che si possa accompagnare con una barzelletta. Non sarò forse la persona giusta, certo. Ma a volte è necessario raccontare anche storie come queste. Questa si potrebbe definire come la storia di un piccolo pesciolino. Il nostro protagonista, come d'abitudine, nuotava tra le alghe del fondale marino. Un giorno, però, qualcosa di più grande di lui decise che non avrebbe mai più nuotato in quel grande oceano che è il mondo, che non avrebbe mai più visto i colori vivaci delle alghe e le creature che vivono sulla sabbia dorata. Quel giorno, un pescatore lo intrappolò in una rete che era stata intrecciata da centinaia e centinaia di persone. Ma che cosa aveva fatto di male? Il povero pesciolino e il pescatore. Perché tutta quella gente aveva deciso che proprio quel giorno quel povero pesciolino non avrebbe avuto scampo e sarebbe rimasto intrappolato in una rete troppo fitta ed elaborata per poterla battere. Io vi avevo avvisati. Niente barzellette questa sera. Come avrete ben potuto capire, questa non sarà una storia lieto fine. Nella nostra storia, la rete non è una semplice rete, frutto di intrecci di molte corde, ma è una rete invisibile, da cui non possiamo avere scampo, perché quando ci accorgiamo della sua presenza è ormai troppo tardi. E il pesciolino non è un abitante del fondale marino, ma è una ragazza come tante. Una ragazza dei mille sogni. Una ragazza che aveva una vita normale. Una vita come la vostra. Questa è la storia di come sono arrivato fino a questo punto. Thank you.
Scusa, e da quando ti preoccupi per me? Da sempre. Mi preoccupo per la mia migliore amica. Ok, mi servirebbe una mano con matematica. Te lo scordi! Non vengo a scuola apposta per risparmiarmi le tue continue richieste di spiegazioni. E ora vieni anche a chiamarmi a casa. Ma sono veramente preoccupato per te. Matematica a parte, come stai? Domani c'è la festa della scuola. Mi sa di sì. Devo tornare a sopportarla. Peccato! Si stava così bene senza di te. Ehi, guarda che questo me la leva al dito. Deve essere Alessia. Mi ha detto che sarebbe venuta a salutarmi. Dici che quest'anno rischia. Insomma, non è ancora riuscita a prendere una sufficienza con la Martinelli e ora viene anche a visitarla. Non lo so. Incrociamo le dita. Fatto qualcosa di sbagliato, per intenderci. Ma hanno appena inconsciamente armato l'antagonista della nostra storia. In ogni chiave ce n'è uno. Stranamente, sono sempre i buoni ad aiutarli all'inizio di ogni racconto. Faccio un esempio. Il lupo cattivo non avrebbe mai mangiato la nonna e il cappuccetto rosso se solo quella bambina troppo ingenua non gli avessi detto dove si stava dirigendo. Eppure, persino i buoni hanno la loro colpa. Ecco, magari è inevitabile e nessuno si rende conto. Ma è anche colpa loro. Ma che vi piaccia, no? Voi due verrete alla prossima festa. Sì, beh.
delle merde irrecuperabili. Peccato però che siete delle merde che conosco fin troppo bene. Diciottesimo di marzo. Sabato fanno festa e si dà il caso che vi abbia appena procurato degli inviti. Cosa? E dovete venirci. No, io non ci vengo, escluso. Non vorrò dover recarmi in un posto squallido con gente altrettanto squallida solo per divertirmi secondo i tuoi standard. Approvo, non ci vengo in posti del genere. E se vi dicessi che ci verrà anche... Cosa? Ci viene anche Luca? Sì, e pare che venga da solo. No, non ci vengo. Ti prego, mi hai aiutato così tanto per arrivare fino a questo punto. Ho anche fatto un profilo Instagram per arrivare a un'occasione del genere. Tu? Ti sei fatto un profilo Instagram? Sì, ma ora lasciami in pace. Ti prego, vieni con me sabato. E va bene, ma solo per questa volta. Oh, grazie. Non solo si fa un profilo Instagram, ora viene anche nella festa. Chi sei tu? Che cosa ne hai fatto di andare alla sala? Smettila! Quella settimana passò molto velocemente, per l'onore. Quel sabato sarebbe andata la festa di uno che non conosceva nemmeno di vista, soltanto per uscire a parlare con una persona che significava molto per lei. Ma lei non si rendeva ancora conto. Ok, ora voglio ancora! Va bene, va bene!
mamma. Eleonora? Io dovrei andare via. Ciao. Sì, anch'io. Ciao. Allora? Mamma, va tutto bene, mi hanno solo fatto uno scherzo. Beh, non mi pare che tu stia ridendo. Mamma. Eleonora, cos'è questa storia? Mamma, lascia stare. Eleonora, Teresa, smettila con questa pagliacciata. Cosa diavolo è successo? Hanno messo delle foto mie saputo su internet, ok? Sei contenta ora? Eleonora! Eleonora! Questo è quello che succede quando non mi ascolti. Cosa ti ho sempre detto riguardo ai social? Sono pericolosi, che rovinano la vita di molte persone. Esatto, e tu cosa fai? Ti piove a farti la casa. Questo genere di siti non ha limiti, non sono controllati. Quando ti sei registrata? Non lo so, martedì. Martedì? 5 giorni e guardo, sei già in lacrime. Così non aiuti. Cosa? Così non aiuti! Volevo solo divertirmi. Non è colpa mia se qualcuno è riuscito ad entrare nel mio account per farmi uno scherzo. Tutto ciò non sarebbe mai successo se tu mi avessi ascoltata. Ma non c'è nulla di male nel mio profilo. Instagram non è altro che un modo per condividere foto con gli amici. Beh, non mi pare che questa gente qua sia tua amica. Ma ti ascolta quando parli. Questo dovrei chiederlo a te. Hai superato il limite. Computer e telefono sequestrati. Che cosa? Il pesciolino è finito nella rete. Ormai non c'è più nulla da fare. Le corde stanno iniziando a stringerla sempre di più. Eleonora aveva ragione. Non c'è nulla di male per farsi un account. È soltanto un modo per condividere foto, no? È soltanto un modo per tenersi in contatto con gli amici e farsene di nuovi. È un mondo bello e affascinante. Finché qualcuno non decide di intromettersi e rovinare anche questo. Trovo che l'essere umano sia ben predisposto all'autodistruzione. Nella sua stupidità è in grado di rovinare le poche cose belle che riesce a costruire. Sarebbe tutto così bello se solo avessero il buon senso di pensare prima di spezzare qualcosa. O qualcuno. Come stanno andando le cose? Non lo so. Mia mamma mi ha sequestrato tutto e non posso vedere. Ma credo di non aver ricevuto mai così tanto occhiataccio in vita mia. Mi dispiace. Hai qualche idea su chi potrebbe essere stato? No. Chissà cosa stanno dicendo su di me in questo momento. Ma non preoccuparti. Vedrai che si risolverà. Sì, magari quando avrò cambiato paese e identità. Non esagerare ora. Ci sono sempre io. E vedrai che le cose con Alessia si risolveranno. Devi solo dare un po' di tempo. Grazie. Di cosa? Di tutto. Di esserci sempre. Mi faresti un favore? Dimmi tu. Mi potresti prestare il telefono, secondo me? Certo.
giorni. Perché il mio account è già registrato sul tuo telefono? Non ti ricordi? L'ho messo tu l'altro giorno, a casa mia. Giovanni, è da un sacco di tempo che non vengo a casa tua, io non mi sono mai registrata. Ma cosa dici? Avanti, proprio non ricordo. Ti prego, smettila di dire cazzate. Ma quali cazzate? Cosa hai fatto col mio account? Ok? Non fai altro che parlare di lui!
dispiace. No, adesso sono anche tutti in me. Mi dispiace. Dopo tutto quello che abbiamo passato insieme, ormai per così poco. Per così poco? Scusa se voglio avere ancora degli amici, ma tu e me! Mi dispiace. Grazie. Come stai? Ho visto tutte quelle cose orribili che ti sono sui te. E
ragazza. Insomma, non volevo nemmeno andarci a quella festa. Tranquilla, non ho mai pensato. Non è la prima volta che leggo delle balle del genere sui social. Quindi, non crede tutta quella gente? Tre quarti delle persone che dicono tutte quelle cose sono ragazzi senza speranza, che non hanno nulla di meglio da fare. Prima o poi si renderanno conto di quanto sono stupidi, e per loro sarà troppo tardi. È tutta gente patetica, lasciali stare. Non pensi davvero? No, avrei detto se non lo pensassi. Sai, sei la prima persona a dirmelo. Mi sento onorato allora. L'onore è tutto mio. Eleonora? Eleonora, che succede? Non pensavo che cose fossero arrivate fino a questo punto. Non ti devi preoccupare, è stato solo un momento di debolezza. Ele, vado in classe con te dalle medie, ormai capisco quando mi racconti una bugia. Raccontami tutto. Veramente, non ti devi preoccupare, ma... Senti, smettila con queste cazzate. Non capisci che voglio solo aiutarti. Ok. Un altro termine incompleto.
si potrebbe definire meglio come medicina, per esempio. Antidolorifico per il cuore. In questo preciso caso, però, è stata una diva. Se prima le parole, le falsità che la gente sperperava erano come un fiume in piena, questo abbraccio è stato una diva che, fermando il flusso d'acqua, ha permesso per un'ora di dormire, senza svegliarsi urlando. Fu l'ultima notte che quel cuscino riuscì a far addormentare senza bagnarsi da cima a fondo. L'ultima. Perché le dighe fermano e accumulano l'acqua. Ed è meglio non rompere una diga quando è piena fino all'orlo. Mi ha anche detto delle cose sulla festa.
Quei disegni li hai fatti tu. Mentre eri ubriaco, a quanto pare ne avevi voglia, ma li hai tu no, quindi hai direttamente dato le indicazioni stradali per facilitare la cosa. Mi stai prendendo in giro? Io non farei mai una cosa del genere. E Marco non mi mentirebbe mai. Come la mettiamo? Beh, forse non è il grande amico che pensavo. Sono cresciuto con lui, lo conosco meglio di chiunque altro. Chiunque è in grado di dire una bugia, anche più grandi amici. Appunto, perché mi hai mentito? Ma io non ho mentito a nessuno! Hai accusato tantissima gente dicendo che vivi in un mondo pieno di persone bugiarde. Quando l'unica bugiarda qui sei tu. Sei tu la persona disperata. Mi fai schifo! Luca! Lo stato di chi è solo? Come condizione passeggera o duratura? Credo che questa volta ci abbia azzeccato. Perché se ne sono andati via tutti. Ogni possibile sostegno se n'è andato. E senza sostegno, una persona cade. Luca era l'ultimo. Era la sua diga. Ma l'acqua del fiume si era accumulata. E senza una diga, si è versata tutta in una volta. L'effetto provocato è stato... Thank you.
guancia rossata. Vorrei vedermi ancora fresca. Avevi il coraggio di tenere lo sguardo alzato, le spalle dritte. C'è ancora qualcosa? Sii più sincera con te stessa. Vorrei non essere da sola, questo riflesso. Vorrei avere qualcuno al mio fianco. Vorrei farmi una di quelle crasse risate che non mi fanno male gli zigomi. Però non ci riesco. Andare al mare da solo.
loro legge. Trovo che sia un rifugio fantastico dalla normale e banale vita quotidiana. Ho due grandi amici, Alessia e Giovanna. Sono come dei fratelli, con loro ne ho passate tante. E con loro posso parlare di qualsiasi cosa, senza essere giudicata, fraintesa. Non so cosa farei senza di loro, sono la mia vita. Non so come farei se non li avessi al mio fianco. C'è un'ultima cosa da dire su di me. Io sono morta. E precisamente sono stata uccisa da un assassino di nome Eleonora Sardi 02. L'odio dal profondo del mio cuore. Vi presento anche lei. Ha un paio di settimane e vive in una città chiamata Instagram. È una di quelle ragazze che aspettano il sabato sera per ubriacarsi, per andare con chiunque. Usando una terminologia precisa la si potrebbe definire una troia. Una che si accontenta di poco, secondo degli standard per me completamente assurdi. Una falsa, una che si adegua. Una senza carattere, vuota, senza alcuna voglia di essere qualcuno. Però questa persona ha veramente esagerato. Girano voci che abbia addirittura attaccato malattie mentre si stava divertendo con uno a casa. Io non ce la faccio più di Eleonora Sardi 02. Non doveva mai nascere ed esistere. Quindi non trovo una motivazione valida per farla continuare a vivere, parlare, respirare. Tutti quanti dicono che deve smettere di giocare con la vita. Quindi credo sia il momento di accontentare tutti. Spero che ora tutti saranno più felici. Quindi credo sia tutto. Addio. Thank you.
Eccoci qua. Rieccoci arrivati all'inizio della nostra storia. Pochi istanti dopo, a dire il vero. Pochi istanti. Sapete cosa hanno fatto dopo i pescatori della nostra storia? Hanno detto tante parole. Parole toccanti. Parlavano di quanto fosse stata una brava persona. Di quanto fosse ingiusto il mondo. Di come tanti studenti le hanno reso la vita un inferno. Tutti coloro che non avevano fatto niente, che si erano limitati a non tormentarla, erano sconcertati e continuavano a criticare, puntare il dito verso coloro che le insultavano. E finendo lì, bulli. Ebbene, sapete di chi è la colpa più grave? Proprio loro. Proprio di coloro che ora si permettono di criticare. Perché seppur inconsciamente avevano dato il più grande contributo ad intrecciare quella rete che ha tolto ogni speranza al pesciolino. Perché non hanno fatto proprio niente. Perché hanno assistito in modo passivo. Perché non sono intervenuti affatto. Ora provate ad immaginare come sarebbero cambiate le cose se solo una persona avesse provato a fare un gesto semplicissimo, come salutarla o chiederle come stai. Probabilmente il pesciolino avrebbe trovato una via di scampo dalla rete e sarebbe riuscito a nuotare lontano, lasciandosi alle spalle la rete e tutti i pescatori. Però nessuno l'ha teso la mano. Quindi alla fine, chi era l'antagonista della nostra storia? Luca? Alessia? Giovanni? Certamente. Ma alla fine la colpa è stata di tutti i compagni che avevano deciso di far finta di nulla. Perché dopo questo gesto, tutti hanno avuto parole belle da dedicarle. Ma erano parole che andavano dette prima. E che avrebbero cambiato radicalmente il corso della nostra storia. Avremmo potuto avere un lieto fine. E invece, eccoci la conclusione di una storia che generalmente non piace sentirsi raccontare. E si preferisce fingere e pretendere di non vedere. Io continuo a non comprendere perché la gente piaccia vivere in una realtà diversa da questa. Ignorare il mondo che circonda e far finta che vada tutto bene. Perché finché nella loro immaginazione è tutto a posto, non sentono il bisogno di svegliarsi e finalmente guardare il mondo per come veramente. Ma continuano a farlo senza imparare dai propri errori. L'essere umano ha commesso questi sbagli così a lungo che ormai fanno parte della sua stessa natura. Ormai non si rende più conto di ciò che fa. E perché lo fa? Quindi, guardiamoci dentro un attimo. A volte, seppur inconsciamente, ognuno di noi fa parte della rete.